Buongiorno, vi mostro il dopo lo faccio di Omar, tutto lì, dentro il lavandino, non solo perché non ci stava più niente dentro al lavandino. Dopo lo faccio, metto io le cose in lavastoviglie. Cioè, ma ti rendi conto, il dopo lo faccio siamo il giorno dopo? Ieri sera tua figlia era indemoniata, Ah, mi ha ah. costretto a stare sopra il tappeto con i cuscini solo da solo. Veniva in camera e mi urlava. Cioè, manco le cose in lavastoviglie ho messo. Invece di stare sopra il tappeto da solo, mentre eri da solo, Ma venivi devi qua e mettevi a alzarmi! posto. Ah, guarda che bella scusa che ha trovato. Adesso mi preparo un bel caffè e poi penso a tutto quello che devo sistemare. Cioè, ma cos'è sto orrore? Cos'è sto orrore? Ieri sera si è messo a mettere a posto i documenti. È saltata fuori questa roba qua. Qui è quando l'ho conosciuto, vedete? Già qui ero molto miope comunque. Ma perché deve tenere questa roba qua? Sopra la macchinetta del caffè di prima mattina che uno vede sta roba qua. Boh. E comunque qua è quando l'ho conosciuto. Aveva 27 anni. Potevo scappare, ero ancora in tempo, invece no. La cretina ha dovuto rovinarsi la vita. Vabbè, adesso devo farlo sparire perché di prima mattina queste immagini. Il mio adorato caffè, che buon profumo. Carolina ha detto che le piace tanto la nuova parete e perennemente lì sopra a fissare il muro o comunque guardate lì la conca, anche se andiamo a aggiustare il cuscino interno internamente con le mani, non c'è niente da fare, ormai è rimasta la conca e
E quindi c'è la sua forma. Adesso vediamo, speriamo che il nuovo divano le piaccia, perché è completamente diverso, ha dei cuscini completamente diversi, non sono morbidi come questi, nel senso hanno una struttura diversa, ecco, non che siano scomodi, e quindi non so bene se si adatterà. Ragazzi, buongiorno. Ho chiuso la vetrata perché Angelica si è svegliata più volte, o perché perde il ciuccio, o perché magari è scomoda, però si vede che ancora sonno, vuole dormire, però si sta lamentando un po', infatti la sento un pochino piangere, quindi sto cercando per quanto mi sia possibile di non far rumore, perché se poi si sveglia che ha ancora sonno, è ingestibile, diventa veramente ingestibile, quindi cerco di farla dormire il più possibile. Finché ovviamente non abbiamo la possibilità, perché poi quando inizierà l'asilo ovviamente avremo dei ritmi, degli orari completamente diversi. Allora, ieri pomeriggio era appunto lunedì, quindi era il mio giorno libero da lavoro. Sono andata a farmi le unghie, ragazzi, guardate. Cosa vi ricorda? A me ricorda l'immagine che vi lascio qui. Le ho fatte a mandorla, è stata la prima volta in vita mia che ho fatto una forma del genere. L'ultima volta che avevo fatto le unghie era stato per il mio matrimonio, quindi praticamente sì, a settembre di quasi 7 anni fa, perché sì, quasi 7 anni fa, quindi pensate, ho sempre portato poi le unghie super raso, ogni tanto mettevo io lo smalto, però mi piacciono sinceramente, le ho fatte marroni e devo dire che mi piace anche la forma. Mentre me le faceva ero un po' titubante, ho detto santo cielo, adesso cosa cavolo viene fuori, mi saranno malissimo, perché ovviamente essendo abituata a portare sempre le unghie super corte, non sono abituata a vedermi con la mano curata, comunque con l'unghia lunga, e devo dire che però poi alla fine mi è piaciuto tanto l'effetto finale. Ho scelto questo marrone perché tanto comunque siamo ancora al freddo, diciamo, no? È ancora il tempo un po' grigio, un po' nuvoloso, quindi non mi andavo di andare su un colore estivo, però sono contenta. Pensavo anche di avere un po' di difficoltà nell'afferrare gli oggetti, sinceramente no, anche e soprattutto perché io porto le lenti a contatto, quindi avevo paura un attimino di cavarmi tipo un occhio, di infilzarmi il bulbo oculare. Però no, dai, devo dire che ce l'ho fatta, basta semplicemente prendere la mano. Adesso ve le faccio vedere meglio, giro la fotocamera e ve le mostro meglio. E sì, ho fatto comunque il refill, si chiama, non so, sarebbe diciamo la ricostruzione perché come vi ho detto prima io ho sempre avuto, ho sempre portato l'unghia molto corta e quindi queste non sono mie in realtà. Vedremo un po' come va. Non le ho mai fatte più di tanto, se non in occasioni particolari come ad esempio il mio matrimonio, appunto perché ho una ricrescita rapidissima. Anche il fatto di aver puntato su un color scuro, secondo me, non è che ho fatto una buona scelta. Perché secondo me tra una settimana si vedrà già lo stacco, si vedrà già la ricrescita, però vabbè, avevo voglia del marrone, ultimamente sono in fissa con questi colori, il beige, il marrone, e quindi ho voluto puntare, ecco, su un colore un pochino azzardato, però devo dire che sono rimasta molto molto soddisfatta. Sicuramente la mano rimane molto più elegante rispetto all'unghia corta. Devo solo un attimino abituarmi a utilizzare i guanti quando faccio le pulizie in casa perché io, come sapete, non li utilizzo mai, però devo, al di là delle unghie, utilizzarli anche proprio per la pelle perché ho la pelle delle mani che si sta rovinando tantissimo, è molto secca, piena di tagli. Adesso sto applicando una crema idratante specifica, però ecco, adesso avendo rifatto anche le unghie, sicuramente sarò più invogliata a indossare i guanti. Comunque, ieri è andato online il video in cui vi ho mostrato appunto la nuova parete, vi è piaciuta tantissimo, sono contenta perché comunque mi piace condividere con voi i cambiamenti che avvengono in casa e è sicuramente un passo in avanti rispetto all'idea di casa che ho nella mia testa. Siamo ancora molto lontani perché come sapete la casa è ancora tutta da ristrutturare praticamente.
però sono contenta perché diciamo che questa è la zona che viviamo di più principalmente durante il giorno, ma anche la zona che viviamo di più quando abbiamo invitati, che siano amici, che siano parenti, e il fatto che comunque inizia a essere rifinita sicuramente mi fa tanto piacere. E comunque ci sono stati anche dei commenti diciamo negativi di persone che appunto sostenevano che era molto meglio la parete di prima, ma ci può stare, nel senso che i gusti sono gusti. Io personalmente preferisco questa, ma proprio a livello di tecnica, al di là del fatto che magari non mi piacessero tanto i rami, non mi piacesse tanto il disegno che era venuto fuori nella parete di prima, era una parete fatta a mano, quindi ci poteva stare che l'esito appunto non fosse sicuro. Questo ovviamente è una stampa perché è una carta da parati, quindi vai più sul sicuro, però io ho sempre escluso la carta da parati proprio perché, avendo una bambina piccola in casa, come vi ho già detto mille volte, avevo paura che la potesse rovinare, sporcare, ma abbiamo risolto perché è una carta da parati lavabile. Al di là di questo punto, ritornando al discorso dei commenti negativi, in particolare ne voglio condividere uno con voi che ho ricevuto. E voglio un attimino soffermarmi per qualche secondo sulla situazione di questa persona. Posso leggerlo perché è un commento che la signora Loredana ha scritto pubblicamente al di sotto del mio video, quindi dal momento in cui tu lasci un commento pubblico autorizzi, diciamo, chiunque a commentarlo, a leggerlo, un po' come faccio io quando appunto metto online i miei video. Autorizzo, tra virgolette, le persone a giudicare, a esprimere il proprio parere. Allora, la signora Loredana scrive: preferivo prima, era particolare e naturale, così, faccia che ride. In casa mia non lo farei mai, sembrano secchiate di... Deduco che volesse intendere secchiate di... Contenta tu, contenti tutti, de gustibus, è proprio una parete sfortunata, con la faccina che sorride. Allora, questo non è un commento che esprime il proprio giudizio, la propria opinione, la propria preferenza, il proprio punto di vista. È un commento che è stato scritto dalla signora Loredana, se poi è vero questo nome, perché non lo possiamo sapere, proprio ricercando delle parole pungenti per poter denigrare appunto casa mia, per offendermi, per punzecchiarmi. Ha proprio ricercato accuratamente delle parole che potessero sminuire e denigrare l'effetto casa mia, l'effetto della parete, mettetelo come volete. Il fatto che mette queste faccine che ridono e il fatto che definisca la parete come l'effetto di secchiate di... Questa persona ha scritto questo commento per offendermi. In realtà però io vorrei far capire a questa persona, che sicuramente mi sta guardando con tutta la calma e la tranquillità del mondo, che primo, questo è un suo parere, perché a me piace tantissimo, sono molto contenta del risultato. Se una cosa mi piace, ve lo dico. Se non mi piace, come era prima, ad esempio, ve lo dico, non ho problemi. E adesso per me è l'effetto, ecco, che io volevo ottenere, anche perché è casa mia, quindi è giusto che ognuno a casa propria faccia quello che vuole, no? E comunque fa la figura di una grande maleducata. Lei vuole offendere me, vuole sminuire me, i miei gusti, la mia casa, ma in realtà io, attraverso questi generi di commenti che mi vengono scritti, capisco molto delle persone che ci sono dietro, anche se non le vedo, non le vedo in faccia, non le conosco ovviamente, capisco che vivono proprio uno stato profondo di disagio, di malessere, vivono di rabbia, di frustrazione. Deve essere brutto comunque vivere così. Non è una frase ironica la mia, perché comunque ci può stare che non ti piaccia, ma dire che sembrano secchiate di... è perché proprio tu vuoi sminuire, sei talmente rabbiosa, talmente triste che vuoi sminuire, quindi cerchi proprio delle parole specifiche che possano ferire l'altra persona. Ma in realtà
Voglio darle visibilità, voglio darle visibilità perché lei ha scritto questo commento e quindi è giusto comunque che venga ascoltata, venga, diciamo, letta. Loredana, io penso sinceramente che avresti fatto più bella figura in generale a non commentare, però. Capisco che sei molto carica di rabbia, molto frustrata, perché è questo che si deduce dalle tue parole, altrimenti avresti detto che non ti piaceva utilizzando una semplice frase. Non mi piace, mi piaceva di più prima. Invece il fatto che tu abbia ricercato proprio delle parole specifiche e che sia stata così maleducata, mi fa capire che. Insomma, non mi hai offeso, ti dico la verità, perché se tu mi avessi offeso io ti avrei bloccato, avrei cancellato il commento e non ne avrei parlato. Mi dispiace per te, mi dispiace perché sei una persona maleducata, ma probabilmente dietro questa maleducazione si nasconde tanta, tanta frustrazione. Questi sono i generi di commenti, che io reputo veramente degradanti. Ma non degradanti per me che vengo giudicata, vengo offesa, degradanti per la persona che li scrive, perché, ripeto, si percepisce, fa percepire il suo stato di malessere, la sua sofferenza, la sua grande frustrazione. E quindi questo è quanto. Mi dispiace, ripeto, perché deve essere veramente una sensazione brutta di, cioè, provare rabbia, provare questa aggressività, aggressività notevole dal momento che sei arrivata a scrivere una parolaccia e sei arrivata proprio a paragonare casa mia a. Quindi non mi viene da dire vorrei vedere casa tua, vorrei vederti in faccia, non mi viene da dire questo, capisco già tanto. Dalle parole di questa persona si capisce già il suo malessere. Si è svegliata la mia piccolina. Ma senti, Angelica, ti piacciono le unghie di mamma? Ma come? Sono belle, ti piacciono? Ehi, piccolina. Prima l'ha guardata e ha detto bleh. Devo pettinare il tuo amico? Sì? Aspetta, ma stai calma. Cata, 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 cata. Senti, ma cos'è che hai detto tu, cutu cutu? Eh? Cos'hai detto? Me lo vuoi ridire? Me lo vuoi ridire? Comunque ieri si è messa l'olio nei capelli. Le abbiamo fatto il bagno 3 volte ieri sera. Le abbiamo lavato i capelli 3 volte durante il bagnetto. Ma sono ancora molto untuosi. Cioè, non riusciamo a togliere questo unto. Di questa monella con le guanciotte. Allora, sono andata a fare la spesa e vi faccio vedere lo svuoto alla spesa. Ecco qua. Ho comprato una bimba urlante. Urla quando deve fare il bagnetto, urla quando deve fare la pappa. Urla durante il cambio del pannolino. Oh, è uscita! L'ho presa, era scontata, però è un po' difettosa. Non vi consiglio di prenderla. Poi fate voi, però se devo fare una recensione, proprio è un po' difettosa, ecco. Hai finito. Povera me. Andiamo. Tutto il giorno così, non oso immaginare la mia schiena come sarà messa questa sera. Perché ti sei tolta il calzino, Angelica? Tutti e 2 calzini hai tolto? Ehi! No, non si tolgono i calzini! Guardami! Non si tolgono i calzini! Rimettili subito i piedini! Subito! Metti. No, metti i calzini! Oh, guarda che ti porto indietro, faccio il reso, eh? Comunque fa gli stessi giochi di Lisa e Carolina. Quando vede una scatola si infila dentro, quando vede una busta si infila dentro. Gli stessi identici giochi. L'ho messa a lavare il tappeto. Siccome ieri ha distribuito tutta la cioccolata, posso fare io adesso? Grazie.
No, il tuo amichetto va messo... Angelica, il tuo amichetto va messo in lavatrice, anche il tuo pantalone. Quello serve per il tappeto, adesso cortesemente vatti a mettere i calzini e dammi questo coso qua, grazie. Devi mettere il calzino? No. Calzino! Sentire? Non mettere i piedini sul tappeto che è bagnato, mamma mi sta lavando. Dai, andiamo a mettere i calzini. Oh no, tre calzini ci sono, ti mangio. Andiamo a mettere i calzini! I calzini andiamo a mettere! Allora ragazzi, prima di salutarvi volevo rapidamente farvi vedere due cose per quanto riguarda i detersivi che ho acquistato domenica alla Coop. Io non li compro mai lì alla Coop, vado solitamente da acqua e sapone, però c'erano tantissimi sconti, infatti ho preso diverse cose scontate. Allora, innanzitutto ho acquistato il brillantante della Finish che era scontato a 1,47€, 1,67€, non ricordo di preciso, però serve per 50 lavaggi e sarebbe la prima volta che lo provo, perché io sempre solo utilizzato il brillantante di Eurospin, dal momento che questa è la mia prima lavastoviglie, e quindi dato che era scontato mi sono detta lo prendo, quando poi finisco la scorta, quando appunto la lavastoviglie mi segnala la necessità di inserire il brillantante, vado a mettere questo, perché con quello di Eurospin sto riscontrando un po' di problemini, nel senso che quando vado ad aprire la lavastoviglie trovo che c'è ancora del bagnato sulle stoviglie, e poi soprattutto alcune stoviglie, non tutte, però alcune, come ad esempio i bicchieri di vetro, hanno degli aloni. E qui c'è scritto che appunto è un prodotto specifico per evitare di lasciare appunto le stoviglie bagnate e i bicchieri coperti da macchie d'acqua, quindi da aloni. E vi farò sapere, magari se qualcuno lo ha già provato mi fa sapere a me cosa ne pensa, se conviene, perché se è un prodotto valido lo acquisto e magari se è ancora scontato ne vado a prendere un altro. Poi ho preso da portare dietro quando è possibile nella borsa dei pannolini di Angelica questo smacchiatore a secco della Omino Bianco. È un prodotto nuovo, c'è anche scritto, ma al di là del fatto che sia scritto io non l'avevo mai visto, perché molto spesso, soprattutto quando siamo a mangiare fuori, non capita spesso che siamo a mangiare fuori, però magari siamo, ecco, da mia mamma, lei si macchia, e anche se sono vestitini che indossa per casa, a volte ci sono delle macchie che non vengono via con nulla, perché non ho la possibilità di lavare subito i vestiti se non a tarda sera quando rientro a casa, e quindi mi porto questo dietro perché mi dispiace, appunto, come vi stavo dicendo, che anche se sono vestiti per casa rimangono poi macchiati, quindi me lo porto dietro e lo vado a spruzzare immediatamente per cercare di salvare il salvabile. Poi ho preso, sempre scontato, vabbè, questo vicinette con candeggina profumata per il WC, ovviamente, e anche per lavare la mia parete, dato che la signora ha detto che è ricoperta di... E poi andiamo avanti, ho preso questo, che credo sia comunque un formato super difettoso, perché tu lo puoi stringere quanto vuoi ma continua a perdere, infatti in macchina ha fatto un sacco di danni, per fortuna che era dentro il bussone, quindi non ha bagnato e sporcato la macchina, altrimenti chi lo sentiva, Omar? Perdonatemi, ma la batteria ha ceduto, quindi si è spento. Comunque vi stavo dicendo che si tratta di un disinfettante multisuperficie per il parquet e il cotto. L'ho pagato poco più di 1 euro e ho preso questo perché le varie marche che solitamente uso, come ad esempio l'Emulsio, lì all'Ipercop non erano scontate ma costavano sui 4 euro più o meno e mi sembrava veramente esagerato. Vediamo, il profumo è buono, vediamo un po' come sarà. Io di questo ne uso tanto, è l'unico detersivo che in casa mia va tanto, perché il pavimento lo lavo anche 2 volte al giorno. Ho la bimba piccola che comunque vive sul pavimento, ho le gatte che anche se vivono in casa comunque vanno nella lettiera, e il fatto che Angelica si rotola sul pavimento non mi piace tanto. Poi
siamo scalzi in casa, però è anche vero che tante volte quando lei mangia, sporca, vedete, tipo il tappeto, cioccolata di qua, gelato di là, pappa di qua, e quindi lo lavo più volte al giorno, sia da sola che con l'aiuto del robottino. E per finire, ragazzi, ho preso il Napisan, questo per la mia lavatrice. Signorina, guardala. Che praticamente ha la funzione di eliminare i cattivi odori e i residui di sporco, sempre scalza, scalza e con la testa rotta. Perché da quando siamo qua la lavatrice mi sta dando dei problemi, nel senso che molto spesso all'interno trovo tipo fango, non lo so, in casa vecchia non me lo faceva, qua me lo fa continuamente, non so se il tipo di acqua che c'è, non riesco proprio a capire, quindi almeno una volta al mese vado a utilizzare questo prodotto qua, così evitiamo sorprese, perché molto spesso, guardate, se deve stare sul tavolo a guardare la televisione, molto spesso capita che devo rilavare interamente il bucato, perché, Angelica, perché è tutto sporco, quindi per evitare incidenti vado a utilizzare lui. Adesso vi saluto, ragazzi, andiamo in ospedale. Vi mando un bacio grande, ci vediamo nel prossimo video. Ehi! È randagia. Oh! Mannaggia! Ciao a tutti! Ninge 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 ne! Pa 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 pa!